di passare la parola ai, al pubblico, l'ultimo intervento di Simonetta, dove sempre l'analisi. Durante l'intervento di Simonetta io comincerò già a prendere, a segnarmi i nomi di qualcuno che vuole intervenire, quindi se mi fate cenno io vi segno. Dunque, molta parte dell'analisi, partendo da Anderlini, da Fausto, è già stata fatta. Io compromessa irreversibilmente, addio a sempre. Allora, voi siete stati protagonisti con me della campagna elettorale, quindi voi avete sentito, come dire, l'evidenza della... di tutte quelle cose che prima venivano dette, cioè il disgusto, la rabbia, la tristezza, la paura, cioè tutti questi termini. Queste parole in realtà venivano accompagnate da espressioni, da un sentimento che non ti poteva non scuotere. E ho visto, fin dall'inizio della campagna elettorale, che per me è iniziata in agosto, che non potevamo fermarci a un rapporto come le altre campagne elettorali, cioè nel senso di fare, di presentarci con un dibattito ma negli stessi luoghi che sono già in qualche modo un po' riparati, no? Ci parliamo un po' addosso, fra di noi, sempre meno fra di noi. Come riuscire invece a parlare alle persone che erano più distanti? Tante, sempre di più. E allora c'era una resistenza al fatto di non voler incontrare la politica e quindi sfondare il muro. Ma nel momento che riuscivi, da persona, cioè dovevi entrare in empatia, ma c'è bisogno di questo, di un partito che abbia un'empatia. E quindi dovevi essere persona, cittadino, normale, e far capire che non sei, pur facendo politica, qualcosa di diverso. E allora spiegare, ragionare, riflettere sui diversi problemi. E da lì nasce l'attenzione, la voglia di approfondire, di capire. Ma io non sapevo, nessuno mi ha mai detto. Ma non c'è mai stata occasione, forse lo dico in modo forse molto semplice e forse anche troppo banale, ma forse è da questo che bisogna anche ripartire. Sì. Uno dei motivi di richiesta di approfondimento è ovvio, era il tema delle spese. E l'aggressione è sempre stata forte, no? Al di là del luogo comune tutti uguali, però poi volevano capire perché avviene o è avvenuto e perché, ma che cosa fare perché non avvenga? E allora la risposta torna sul fatto il partito. Cioè, guardate, in tutta la campagna elettorale, ma se ci pensate anche voi, c'è una richiesta alla fin fine, anche nel rifiutare la politica, in realtà di un partito che esista. Di un partito che sappia rispondere, ma contemporaneamente che sia non in termini di immagine, in internet,
trasparente, ma nella discussione, nel confronto, nel rispondere con chiarezza. E allora il tema è: chi controlla chi, a proposito di spese? No, perché bisogna che ci arriviamo lì, perché se no, allora, prima tu dicevi, ma c'è stato del bono, appunto, c'è stato del bono. Allora, ma allora tutti scandalizzati, no? A buttare addosso, poi dopodiché, appena esce un altro nome, tutti a buttare addosso, sembra che tutti siamo da un'altra parte. Ma che cosa facciamo oggi per domani? No? Allora, l'oggi per domani è formazione politica che manca. Noi stiamo inventando gli amministratori. Ma nei comuni, cioè come partito, ci rendiamo conto che non riusciamo più a trovare gli amministratori? No, perché noi stiamo parlando della città, ma in Emilia-Romagna ci sono tanti comuni. Vi rendete conto che in molti comuni abbiamo presentato un candidato unico da destra a sinistra perché è quello che si è trovato per strada? E allora, cosa possiamo pretendere o cosa possiamo pensare che ci siano amministratori formati, corretti, cioè per famiglia, per crescita personale oppure per crescita all'interno di un partito? Io so che dalla mia formazione dopo il PC, perché dal punto di vista politico, quando ho cominciato a fare politica il PC in pratica non c'era più, no? Ma alcuni elementi che non stanno, cioè non dovevo leggere un regolamento per capire cosa potevo o non potevo o cosa dovevo, non dovevo, cosa è opportuno e non opportuno. Questo non c'è codice etico che tenga se non c'è formazione e controllo, coerenza nei comportamenti. Che vuol dire che chi sta in alto deve avere un comportamento per essere d'esempio a tutti gli altri. Brava. Non c'è altro. Non c'è altra possibilità. E quindi essere portatore di quella trasparenza vera, concreta nella quotidianità che senti come dovere il render conto. Il render conto del comportamento, il render conto dell'attuazione di un programma, il render conto che anche la riflessione, l'approfondimento, il ragionamento sta nell'operare. Io so che sono banale, però è quello che ogni giorno, fermando le persone per strada e facendo vedere il mio volantino, dicendo sapete io sono questa, lo vedete, eccetera, e prendendomi di tutto un po', però poi non mi rassegnavo, cioè la è ancora oggi, io non mi rassegno di non avere un partito che è il PD che sappia fare politica. E la campagna elettorale per tutti noi è stata quella di far sì che la gente andasse a votare, non di votare PD. Io mi rendevo conto che passavo delle 10-15 ore al giorno nel convincere le persone ad andare a votare. Alla fine non dicevo neanche più votate per me, dicevo le ragioni, discutiamo perché lei
è bene che vada a votare. Guardate, nella questione sempre delle spese, ho notato una differenza, cioè nel senso che tutti, chi comunque, e normalmente le persone mi dicevano, sì, ma anche lei quando arriva, cioè se noi la votiamo lei sarà uguale agli altri. Ho detto, ma veramente in questi anni, cioè, però anche, cioè, è un po' lunga, no, la questione. Però detto questo, c'era una differenza, e secondo me va anche presa in considerazione. Cioè, il presidente sì, si è dimesso, ha fatto bene a dimettersi perché ha la schiena dritta. E questo è un aspetto. E contemporaneamente c'era l'altro aspetto, no? Sempre del controllo e della verifica. E questo lo possiamo solo rispondere attraverso un partito che non lo affronti in modo superficiale, per slogan, per situazioni, ma che lo faccia come sistema interno, dentro al partito e nei confronti dei propri amministratori. Perché c'è anche un tema all'interno dello stesso partito. Gli altri aspetti, solo alcuni perché ormai, cioè, nel senso che il tema regione, perché è stato uno degli argomenti, ovviamente. Allora, una regione che è da riformare, fortemente da riformare nel sistema della burocrazia. Però contemporaneamente ciò che rappresenta il nostro mondo organizzato, quindi le diverse forme associative, riconoscono oggi che invece la regione è un punto forte di riferimento ed è un punto forte di coesione, di ragionamento complessivo, un luogo dove ci si incontra, sindacato, impresa, terzo settore, via via. Un luogo riconosciuto. Allora, quando si riflette, bisogna prendere anche in esame alcuni aspetti. Quindi, cambiamento in senso di una regione più semplice, una regione che possa essere motore di innovazione, perché viene riconosciuta la regione che può essere quel luogo in cui trascina anche i comuni, perché non ci sono sempre i comuni capoluogo, sono 340 i comuni. In una evoluzione di semplicità fra cittadini e pubblica amministrazione. Su questi aspetti, che ancora una volta li rendo così in modo banale, ma in realtà c'è un mondo da approfondire dal punto di vista politico. E tenere, cioè, le riforme si fanno o perché costringi, cioè nel senso che prosciughi dal punto di come ciò che sta avvenendo, cioè prosciughi dal punto di vista delle risorse e quindi annienti, ma non sono riforme, è annientare. Dovremmo come partito ragionare sul sistema nostro, emiliano romagnolo, che non ha, come veniva detto prima, altri, cioè ha una sua unicità. Qual è l'evoluzione?
che vogliamo. Ma se non discutiamo, vuol dire che ogni giorno, e non prendiamo anche dalla riflessione, non passiamo anche a una costruzione di un processo, vuol dire che ogni giorno siamo in balia di chi urla di più, o chi ha la stampa, o fa delle dichiarazioni, o chi dei movimenti di pancia. Ma allora non siamo motori di riforma. Un altro aspetto, quindi pubblica amministrazione, cioè partito, pubblica amministrazione, vorrei tornare un attimo a solo due questioni. Rapporto col sindacato. Noi, almeno per quanto mi riguarda, penso che ci sia bisogno di sindacato. Sindacato più autorevole, più forte, e che vada aiutato e non quindi costringerlo in un angolo, ma a evolvere. Noi, partito, e quando amministriamo come partito, dobbiamo essere diversi da quel che siamo oggi. Ma se isoliamo, non aiutiamo nessuno a crescere, perché sono le diverse i diversi componenti di una società che insieme evolvono. Le riforme non si fanno da soli. Soprattutto nel partito, nel PD, che io vorrei. Tornando invece sul partito, come sapete, come tutti o chi ha voluto, io ho partecipato in modo attivo al congresso e ho votato Cooperlo. Io non voglio star dentro, non voglio star dentro a dei recinti chiusi. Voglio star dentro a una sinistra che sappia da che parte stare e che riesca a trasmetterlo. Quindi non mi sta bene questo, ho avuto già modo di dirlo in direzione un bel po' di anni fa, ormai 5 anni fa direi, non mi sta bene che ci siano, che siamo oltre alle correnti ormai da diverso tempo e quindi a situazioni che sono esclusivamente legate ai personaggi che trovano la ragione di esistere solo se creano la corrente personale, non più la corrente di un... E allora, un partito, e se noi pensiamo di essere, al di là, perché qui, guardate, nella campagna elettorale, in diversi, tantissimi, voi, vedo tutti i visi eccetera, e anche altri, mi hanno aiutato quotidianamente, ma io non ho mai chiesto per chi avessero votato al congresso. Poi ci siamo ritrovati e qualcuno mi ha detto che ha votato in un modo o nell'altro, ma no, ma tutti un'idea di passione politica, con tutte le nostre differenze, delle nostre storie, ma che troviamo un'unità seria e che vogliamo discutere di quale società noi vogliamo.
no? E allora i problemi del lavoro, ma scoprire le cose, perché dire lavoro e non sapere la realtà di non lavoro che abbiamo, quali sono i settori toccati e quali invece hanno una potenzialità, e ci sono tante potenzialità, e allora un partito che sa conoscere, riconoscere le proprie potenzialità e le sa, come dire, portare, far conoscere a tutti e quindi farne un motivo di operazione politica, di costruzione di processi. Quando si dice, faccio un piccolo esempio, cioè perché in questo partito molte volte si affronta tutto dal punto di vista ancora ideologico. Allora il non consumo del territorio, allora me ne approfitto io di questo slogan ed è solo mio, non può essere suo. Perché non può essere suo? Il non consumo di risorse naturali è un tema che riguarda tutti. Come lo affrontiamo? Come riusciamo ad affrontare il tema del lavoro che unisce una produttività e un'idea nuova di non consumo di risorse naturali, ma che tiene insieme il disagio, il sociale, una nuova forma di welfare e una grandissima consapevolezza che risorse pubbliche non ce ne sono, cioè almeno se non attraverso battaglie forti politiche di scelte dove quelle poche risorse devono essere messe. E quindi torniamo alla politica e al partito. Le scelte sono per caso? No, non devono essere per caso, perché allora non riusciamo a modificare nulla. E allora quanti aspetti dobbiamo discutere, approfondire, ragionare e essere coerenti con le azioni, cioè dalla riflessione passare poi alla concretezza, alla formazione dei nostri amministratori, dalla formazione passare alle azioni. E allora forse riusciamo seriamente ad affrontare i problemi, tanti, tantissimi, e allora probabilmente acquisiremo anche fiducia. Ma dall'agire in modo così superficiale, costantemente, quotidianamente, dobbiamo passare invece a una modalità di costruzione di, io li chiamo così, costruzione di processi, di consapevolezza, di grande consapevolezza, non del luogo comune, ma di conoscere le cose. Ma se non lo fa il partito, chi lo può fare? E se ognuno di noi, ognuno di noi è un pezzettino di partito, ognuno di noi si carica sulle spalle un pezzo. Credo che la parte positiva di questa, perché sono abituata a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ogni mattina che mi alzo cerco di vederlo in questo modo, questa campagna elettorale così faticosa ci abbia fatto però riscoprire forse una modalità e una voglia di fare politica. La passione che noi ci metteremo dentro è il motore più
attraente. Sono convinta che nel momento che affronteremo il congresso, se avremo la possibilità di non partire subito, immediatamente su dei nomi, ma su una riflessione di quei 3-4 temi almeno sostanziali, e poi nella discussione, cioè vengono fuori anche volti nuovi, nuovi nel senso che emergono, perché se ci parliamo in 10 siamo sempre noi 10, ma se siamo come stasera, come in questa campagna elettorale, poi tanti hanno detto di no, ma io ne ho visti poi tanti che si sono appassionati. Allora, vogliamo far crescere le cose e di volta in volta riuscire a capire cosa sta crescendo dentro di noi. Io questa speranza, da un lato, ma anche l'impegno in questo senso, sento di doverlo fare, per noi in un senso collettivo, ma non perché io sia qualcosa di diverso, sono come voi. E se è solo l'insieme di tanti che possiamo forse portare l'innovazione vera, non quella finta. Io vorrei dare una continuità, dico io nel senso, nel mio impegno, ma penso che stasera possa essere, stasera e domani, dopodomani, perché sennò non si capirebbe perché siete qui stasera, no? Una continuità al ragionare e a far sì che riusciremo anche a costruire un po' alla volta una classe dirigente che merita la fiducia a differenza di adesso in futuro. Questo è l'augurio. Grazie.